Da Lombardia 1, buonasera da Gianmarco Cerri, amici del campionato universitario. Cucim Barella per la quarta giornata della Lega Cattolica. Squadre al centro del campo agli ordini del duo arbitrale. Arbitrerà il signor Scuteri, coadiuvato dal signor Galantino. Intanto squadre che stanno svolgendo i consueti convenevoli. Cucim un po' rimaneggiata oggi, anche se vedono ci sono due uomini in panchina, quindi alla fine questi ragazzi sono sempre sul pezzo. Dall'altra parte il Barella, che non è ancora riuscito a vincere la prima partita della sua stagione. Chissà che oggi possa essere una volta buona. L'avversario è sicuramente dei meno adatti a questo genere di risultato. Vedremo. Tutto è pronto? Siamo pronti anche noi. Secondo palo, finta di Esposito, torna di nuovo al fondo. Esposito, Maiolo, l'appoggio, fase un po' complicata. Alla fine sbroglia in qualche maniera la difesa del Barella. Poi a giro Martinini! Eurogol di Martinini, che l'ha messa proprio là dove non batte il sole. Super gol di Martinini, pallone all'incrocio e vantaggio Cucim, il marcatore che non ti aspetti, con un gol fantastico. 1-0 Cucim. Maiolo, Martinini, vediamo se ci riprova stavolta. Scodella per Colasuonno, la torre al centro per Maiolo, azione da biliardo. Oggi Martinini al piede fatato. Gran palla dopo il gol dell'1-0, l'appoggio perfetto di Colasuono per Maiolo, che mette dentro il 2-0 e siamo soltanto al sesto minuto. Finta di Daniello, l'appoggio per Esposito, Esposito va dentro, Esposito, il salvataggio di Pasolini, poi Colasuono, 3-0 Colasuono e la Cucim sta facendo quello che vuole. Molto complicata oggi per il Barella, 3-0 con Colasuono che ha risolto una mischia in area. Martinini, Liliu dentro per il 4-0 che arriva con Maiolo. Gran palla di Liliu, Maiolo anche con il destro, anche col piede debole. 4-0 Cucim, che sta scherzando con gli avversari in questo primo tempo. Il rilancio di Russo, pallone che diventa buono per Liliu, non esce Gamba. Ma perché non è uscito Gamba? Alla fine il palo di Liliu. Maiolo, pallone allagato sulla destra, dentro ancora per Maiolo per il 5-0 con l'esterno Maiolo. Questo è un gran gol di Maiolo, è una grandissima azione della Cucim. Tripletta per Maiolo, non è neanche finito il primo tempo. 5-0 Cucim. Il petto, grande anticipo di Tamponi che poi va in verticale per Liliu. Al centro ancora per Tamponi, palo! Incredibile di Tamponi per il 6-0. Duplice fischio del signor Scuteri. Squadre a rifiatare per qualche minuto sul 5-0 per la Cucim. Super spot. Ah, pallone per Maiolo che controlla e calcia col mancino sul fondo. Russo va a rilanciare. Di Carlo si addormenta e allora arriva il gol di Liliu per il 6-0, qua Di Carlo dormita generale, non so cosa volesse fare. Sul lancio direttamente di Russo, il gol di Liliu, 6-0. Maiolo punta la porta, va da Liliu, Liliu sul fondo. Dentro per Maiolo, sta arrivando Esposito in sovrapposizione, servito Esposito al centro, per Colasuonno. Tutto troppo facile per la Cucim, questa è una grande azione però. Da Maiolo a Esposito per Colasuonno. Che poi serve Valvassori, che però la perde. Sferrazza, benissimo, ruba il pallone, punta la porta, posizione di sparo, Sferrazza va anche a calciare e trova il gol alla Bonucci. Sferrazza, anticipo dietro, ripartenza, gran botta all'angolino. 8-0 Cucim, che sta veramente facendo quello che vuole, senza pietà. Pasolini, il controllo con il petto, poi Maiolo si libera con un colpo di tacco, pallone per Liliu di testa, Maiolo con la spalla, con il fianco. Comunque 9-0 Cucim, ancora Maiolo. 9-0 Cucim, penso probabilmente fino adesso la partita è stato più largo a favore di una squadra quest'anno. Prova a prendere il fondo, la mette destro per Colasuono che può girarsi per il 10-0 che arriva con Colasuono, che si gira benissimo, calcia col mancino, batte gamba, 10-0 Cucim, che adesso sta anche un po' esagerando, vabbè. Arriva il triduce fischio del signor Scuteri che pone fine alle ostilità, è time's up ed è 10-0 per la Cucim, che vola sempre più in alto in classifica. Super spot.